Sindaco Don Marco Polverari è un personaggio a cui Fano è grata. Perché? Perché io penso che una città, un'amministrazione sia una grande comunità e come una grande famiglia. E quando un proprio concittadino, come un componente della propria famiglia, fa qualcosa di importante, dimostra le sue virtù, rende orgogliosi tutti coloro che ne fanno parte, e per il sindaco non può essere diversamente. Questo riconoscimento vuole essere un'occasione per esprimere senso di gratitudine, di complimenti per questo grande capolavoro che è stato realizzato in oltre 20 anni da Don Marco, attraverso dei collaboratori artigiani con maestria, con capacità. È una narrazione biblica, oltre ad essere un presepe visitato da tantissima gente da tutta Italia, ma è diventato un simbolo della nostra città. E quindi con questo momento abbiamo voluto riconoscere questo merito, questa capacità di aver realizzato in questo percorso non facile questo capolavoro, che ovviamente è un patrimonio della nostra Fano. Don Marco stamattina era emozionato, devo dire, l'ho visto emozionato. Comunque, cosa rappresenta questo atto che il sindaco ha voluto fare nei suoi confronti? È una riconoscenza per la quale sento tanta gratitudine, perché questa città mi ha dato la possibilità di realizzare qualcosa che portavo dentro, e qui ho trovato, ecco, nel tempo ho trovato persone, ho trovato disponibilità e anche tanta pazienza con tutti quelli che in qualche modo mi hanno supportato e sopportato in questo tempo. Il palazzo di Palazzo Fabbri non è soltanto un'opera spettacolare, una scenografia, ma è qualcosa di più. Qual è il vero significato? Il mio intento è quello di riuscire a coinvolgere con qualcosa che è bello, qualcosa che tocchi il cuore e arrivi in profondità, no? E certamente, siccome sono sacerdote, ecco, credo che le cose di Dio abbiano questo potere, e lì è una rappresentazione delle cose di Dio, perché noi lo chiamiamo presepe, ma lui si offende un po'. Quelle sono i diorami della storia della salvezza, che riescono a far ripercorrere proprio attraverso l'immagine ciò che in questa storia è meraviglioso, è coinvolgente, è capace sempre di stupirci. Vescovo Andreozzi, i fanesi hanno visto crescere l'opera di Don Marco anno dopo anno per 23 anni, lei l'ha visto invece per la prima volta, che impressione ne ha avuto? Sono stato colpito dalla dimensione di grandezza e anche che abbraccia tutta la storia biblica, la storia della salvezza, e quindi la curiosità si è accresciuta, come anche l'intento di vedere come ogni pagina biblica possa essere stata rappresentata, con quale anche senso e significato. Quindi è stato veramente anche un'occasione bella per vedere come anche ora oggi, attraverso l'arte, attraverso anche il presepe, si possa continuare a far conoscere la storia della salvezza. Quindi il presepe, oltre che un elemento di tradizione e di fede, diventa anche un arricchimento culturale e, perché no, anche un ottimo luogo dove poter fare delle catechesi, no? Quindi sono grato per questo e sono stato avvolto da questa sorpresa, no? Di incontrare non solo la scena della natività, ma di incontrare il presepe dentro un orizzonte più vasto.